Siamo con Marco Conforti, direttore della Comunale 10 qui a Monza. Oggi è stato inaugurato il nuovo magazzino robotizzato, che non è il primo delle farmacie comunali a Monza, come ci ha spiegato. Quanto è importante per voi, insomma, per chi lavora all'interno della farmacia, e quali sono gli effetti che produrrà anche nel lavoro proprio del personale? Vantaggi: la velocità di erogazione dei farmaci, la precisione nell'erogazione dei prodotti, e il vantaggio è che si ha più contatto con il pubblico, visto che non ci si deve più allontanare dal banco e si presiede sempre il banco. E in termini anche di quelli che saranno i vantaggi per quanto riguarda il servizio notturno, quali saranno appunto queste agevolazioni che produrrà il magazzino robotizzato? Anche quello nella velocità dell'erogazione del farmaco, perché comunque il collega che fa la notte o quando facciamo le notti si è sempre in postazione, si è a contatto diretto con il cliente, visto che il farmaco arriva direttamente alla postazione notturna tramite dei tapis roulant. Grazie mille. Ci mancherebbe, a voi. Siamo con Michele Memola, presidente di Pharmacom. Oggi a Monza due farmacie comunali hanno inaugurato un nuovo magazzino robotizzato che già era presente in altre farmacie comunali di Monza. Quali sono i vantaggi, se ci può spiegare un po' i dettagli tecnici di questa macchina che svolgerà un servizio utilissimo all'interno delle farmacie? Ben volentieri. Allora, si tratta della robotizzazione del servizio di erogazione del farmaco. E il quarto punto vendita che la Pharmacom robotizza. Abbiamo iniziato l'anno scorso con la farmacia di via Carlo Rota e quest'anno ne abbiamo robotizzate altre tre: la farmacia di via Ramazzotti oggi, questa di via Boico oggi, e quella di via Le Libertà nel mese di giugno. Il vantaggio fondamentale è quello di avere un maggior tempo per stare con il paziente, il quale una volta che entra in farmacia consegna la ricetta e la macchina provvede alla erogazione e a servire il farmaco direttamente a mani del farmacista, che poi lo consegna alla paziente nel brevissimo voce di 15-25 secondi. Il prezzo di questi macchinari si aggira attorno ai 100-120 mila euro, dipende dalle caratteristiche, perché ogni farmacia ovviamente, come un vestito, va fatta un'apparecchiatura adeguata. E con i vantaggi che derivano, con il vantaggio fiscale che deriva dal cosiddetto superammortamento, nel volgere di 4-5 esercizi si pagheranno da soli. Quindi. Ok, l'idea è quella di estendere questo servizio anche alle altre farmacie comunali di Monza? L'idea è quella di approfittare laddove possibile del iperammortamento e di estenderlo almeno ad una o ad altre due realtà dell'azienda, delle due realtà aziendali. Perfetto. Stiamo vedendo prima della fine del corrente esercizio di provvedere in questo senso. Ringraziamo Michele Memola. Grazie a lei, grazie a voi.